Stiamo partendo dalla sede di Treviso e stiamo andando su un posto bellissimo perché una telespettatrice di Rete Veneta ha chiamato e offre un appartamento gratuito a questa famiglia che è su una strada. Siete contenti, ragazzi? In gita? Olè! Guardate che appartamento Lavalì ha messo a disposizione. Mamma, questo è il salone col caminetto, è grandissimo. Questa è la cucina, guardate che cucina. Non ho parole, non... sono stupia. Mamma, guardate che terrazza, gira tutto attorno alla casa, bellissimo. Guardate che panorama. Io penso che questi ragazzi, sì anche tu Gabriella, però soprattutto questi due ragazzi se lo meritano proprio, un po' di serenità. I ragazzi sono incantati, guardate amici di Rete Veneta, stanno osservando le colline. Pensavi una casa così grande? No. E così bella? No. No. Cosa vuoi dire ai telespettatori? Grazie. Tanti di qui grazie che non si può neanche dire. Allora questo è il bagno, una camera, un'altra camera grandissima. Sono lacrime belle stavolta, stavolta non sono... sì. È vero, Uga. Vedi che secondo me lassù qualcuno ci ama, c'è sempre qualcosa di positivo dopo che arriva, perché ve lo meritate, specialmente tu e i ragazzi. Allora io ti do l'assegno di questa grande famiglia che sta aiutando veramente tanto. Cosa vuoi dire? Grazie, prima grazie a Rete Veneta che ci ha sempre aiutato comunque e tutti quelli che danno un piccolo sostegno e con questi piccoli sostegno danno a noi come tante altre famiglie un respiro, ma questo non è un respiro, è vivere. E di questa casa cosa dici? Questo è un sogno, questa signora la ringrazio moltissimo. Non saprò mai come ringraziarla, soltanto di tenerla bene, benissimo. Non ho parole perché dobbiamo ringraziare soprattutto la signora e Rete Veneta, perché senza di loro non saremmo qua. Grazie grande famiglia di Rete Veneta, grazie a questa splendida donna, alla sua famiglia che ci ha aperto queste porte. E non so quanto anch'io dire grazie, perché non pensavo mai di trovare una cosa del genere. Bellissima. Grazie e grazie alla prossima. Ciao.